Con Nicolò Valenti avete chiuso il 2021 con una brutta sconfitta a Recanati, ma c'è grande voglia di tornare in campo e di riscattarvi alla luce dei prossimi impegni, i primi del 2022. Sì, una brutta sconfitta, siamo rimasti male, però la squadra è forte a livello anche di allenamenti e tutto, siamo rientrati bene, quindi sono sicuro che faremo meglio nel giro di ritorno. Ovviamente adesso c'è l'incubo, tornato quello del Covid, gare che tornano ad essere a forte rischio, voi che ne pensate? Situazione particolare, brutta, perché poi non fai allenamenti giusti, salti partite, partite che si vanno ad accavallare, quindi dobbiamo stare attenti, cercare di evitare qualsiasi tipo di magari uscite, cene, cose così, per cercare di stare sempre bene, allenarsi sempre con il gruppo forte, il gruppo completo. Siamo di carta al campionato, la Recanatese è prima e ha un buon vantaggio sulle più dirette inseguitrici, però c'è ancora tutto un girone di ritorno a giocare e bisogna concludere ancora il girone d'andata. Sì, la Recanatese ha dimostrato di essere una squadra forte, in questo momento sono primi, quindi vuol dire che se lo meritano. Però il campionato è lungo, lunghissimo, ha ancora 17 partite, c'è tantissimi punti in palio, quindi ancora non è detto niente, non è deciso niente. Secondo me possiamo fare ancora tanto e possiamo ancora combattere per cercare di vincere questo campionato. Qual è l'aspetto, secondo te, sul quale dovreste migliorare? Sicuramente, quello abbiamo parlato anche durante le settimane, l'aspetto mentale, perché sia tecnicamente che sia a livello fisico la squadra c'è, è forte, corre, quindi secondo me la nostra pecca in questo momento, in questa giornata, è stata magari poca forza mentale nel portare in fondo partite che magari vincevamo e anche di poter ribaltare partite dove siamo andati sotto, tutto lì, però ecco, siamo qui, siamo bene, quindi secondo me possiamo fare ancora tanto, ecco, anche sotto questo aspetto.